Nella lontana e fitta foresta nera si erge la Magione, un luogo ricco di pericoli, misteri e tesori. Ciao a tutti amicicci! In questo nuovo video vi spiegheremo come trovare la Magione e cosa nasconde al suo interno. Dato che solitamente la Magione si genera ad una grande distanza rispetto al nostro punto di generazione, è estremamente improbabile che riusciate a trovarla senza utilizzare la mappa del cartografo. La prima cosa che dovete fare, quindi, è cercare all'interno dei villaggi un villager con la professione da cartografo. Lo possiamo riconoscere dal monocolo d'oro. Se non avete ancora trovato dei villaggi, sappiate che li potete trovare nei biomi pianura, savana, taiga, pianure innevate e deserti. Se nel villaggio non troviamo un cartografo, possiamo cercare un villager senza professione e provare a convertirlo in cartografo. Per farlo sarà sufficiente utilizzare il tavolo del cartografo. Capiamo che un villager non ha una professione se nel momento in cui clicchiamo su di lui il tasto USA non si apre il menu degli scambi. Facciamo attenzione ai villager con la maglia verde, questi sono i Nitwit e vanno ignorati perché non possono imparare alcuna professione. Dopo aver individuato uno o più villager senza professione, cerchiamo di bloccarli in modo da impedire che se ne vadano troppo a zonzo. Dopodiché posizioniamo il tavolo del cartografo nelle vicinanze. Per ogni tavolo che posizioniamo c'è la possibilità che un villager diventi cartografo. Cliccandoci sopra con il tasto USA si aprirà il menu del commercio. In alto compare il nome e il livello della professione. Questa barra invece indica il livello di esperienza. Sulla sinistra vengono indicati gli scambi che può accettare. In questo caso in cambio di 24 fogli di carta ci darà uno smeraldo. Ogni volta che completiamo uno scambio aumenterà l'esperienza del nostro cartografo. Quando riempiamo la barra, fermiamoci e usciamo dal menu del commercio. Il nostro cartografo è appena salito da livello novizio a livello apprendista. Lo capiamo anche dalle spirali viola. Riprendiamo gli scambi per farlo salire nuovamente di livello. Attenzione che lo stesso tipo di scambio non può essere fatto all'infinito. In questo caso, infatti, il cartografo non accetterà più fogli di carta, ma come potete vedere possiamo utilizzare i pannelli di vetro. Cerchiamo di non utilizzare gli smeraldi perché ci serviranno poi per acquistare la mappa. Una volta raggiunto il livello Journeyman, tra gli scambi troveremo la mappa dell'esploratore di foreste. Selezioniamola e al costo di un po' di smeraldi e una bussola completiamo lo scambio. Ed ecco la nostra mappa! Per darvi un'idea di quanti materiali potrebbero servire per ottenerla, noi per far raggiungere al cartografo il livello di Journeyman abbiamo utilizzato 480 fogli di carta, 7 stack e mezzo, e 33 pannelli di vetro, 12 blocchi di vetro. Una volta ottenuta la mappa possiamo metterci alla ricerca della Magione. Ma come si utilizza? La casetta indica la Magione, mentre il puntino bianco indica la nostra posizione. Le mappe sono sempre orientate in questo modo, nord, sud, ovest ed est. Pertanto, in questo caso significa che siamo a sud-ovest rispetto alla Magione e che per raggiungerla dovremo andare verso nord-est. Prendiamo l'orientamento attivando le informazioni di gioco con il tasto F3. Abbiamo detto che dobbiamo andare verso nord-est. Questo è l'est e questo è il nord. Quindi dovremo prendere la direzione a metà strada. Prepariamoci ad un lungo viaggio, probabilmente il più lungo che ci è mai capitato di fare fino ad ora, quindi portiamoci dietro tutto quello che potrebbe tornarci utile. Utilizzare l'elitra ridurrà enormemente il tempo necessario per raggiungere la Magione. E a tal proposito, se non avete ancora trovato l'elitra e la Shulker Box, abbiamo caricato un video che vi spiega tutto quello che è necessario sapere per ottenerla. Per darvi un'idea della durata del viaggio, con l'elitra ci abbiamo messo circa 30 minuti. Sulla mappa, per molto tempo, la nostra posizione rimarrà ferma, ma ad un certo momento comincerà a muoversi. Questo significa che rispetto all'asse abbiamo raggiunto la distanza finale. Nel nostro caso, quindi, non ci sposteremo più verso nord-est, ma soltanto verso nord. Nel momento in cui ci avvicineremo alla nostra destinazione, la mappa inizierà a colorarsi. Ed eccola qui, in tutta la sua maestosità, la Magione. La Magione è formata da tre piani. Forma e dimensione possono cambiare, ma solitamente l'ultimo piano è quello più piccolo. Ora preparatevi perché è giunto il momento di entrare. Nella Magione, oltre ai soliti nemici come zombie, scheletri e creeper, troviamo anche gli illager e ce ne sono di due tipi, i Vindicator e gli Evoker. Fate attenzione che Vindicator e Evoker compaiono solamente durante la generazione della struttura e una volta sconfitti, a differenza delle altre creature, non compariranno nuovamente.
Nella magione sono già presenti delle torce, tuttavia portatevene dietro una bella scorta per illuminare le zone in ombra in modo da ridurre la generazione dei nemici. I Vindicator li troviamo a partire dal piano terra. Sono armati di ascia e sono molto molto forti, pertanto lo scudo può essere di grande aiuto. Spesso viene consigliato di non sconfiggerli tutti, perché potrebbero tornare comodi nella realizzazione di alcune farm che richiedono l'uccisione di animali. Infatti, se con una piastrina diamo il nome di Johnny ad un Vindicator, questo sarà ostile anche verso le altre creature, fatta eccezione per gli Illager e i Ghast. Sconfiggendo i Vindicator c'è la possibilità che rilascino degli smeraldi. Gli Evoker invece possiamo trovarli a partire dal primo piano. Possono evocare delle zanne dal terreno e i temibili Vexes, una sorta di angioletti armati con spada che possono attraversare oggetti e pareti. Dato che entrambe le abilità sono a distanza, arco e frecce ci saranno di grande aiuto. Gli Evoker, oltre agli smeraldi, una volta sconfitti, rilasciano sempre il totem dell'immortalità, un oggetto pazzesco che, distruggendosi, ci salverà la vita nel momento in cui subiamo un attacco mortale. Come abbiamo già detto, la dimensione della magione non è sempre la stessa e con questa cambia anche il numero di stanze presenti. Ce ne sono decine e decine di tipi differenti e la loro presenza è del tutto casuale, rendendo unica ogni struttura che andrete ad esplorare. Alcune sono davvero curiose, come quella della gallina e del gatto, altre invece possono nascondere interessanti tesori. Ad esempio, fate particolare attenzione alla chest che potete trovare nel livello superiore dell'Arena Room e a quella nascosta dietro le scale in pietra nella stanza Grey Banner. Se avete invece la fortuna di trovare le stanze Obsidian Room e Lava Room, troverete, udite udite, un blocco di diamante. Indipendentemente dal tipo di stanza durante l'esplorazione, vale sempre la pena prestare attenzione alla parte superiore. È qui che spesso troveremo nascoste delle chest. Bene, dopo aver saccheggiato per bene la magione, è giunto il momento di ritornare a casa. E per farlo abbiamo due modi. Chiaramente possiamo fare la strada fatta all'andata, al contrario, aiutandoci con la bussola, con la possibilità di sfruttare il Nether per ridurre di 8 volte la distanza da percorrere. Se come noi invece non vi interessano particolarmente i livelli esperienza accumulati fino ad ora e naturalmente se non state giocando in modalità hardcore, potete utilizzare questa fantastica tecnica che consiste nel mettere tutte le cose che non vogliamo perdere in una Ender Chest, magari sfruttando le Shulker Box per ottenere più spazio, salire sopra della TNT e innescarla. Ed eccoci a casa in un tempo record. Chiaramente occorre settare il punto di spawn a casa e non dormire durante il viaggio di andata. Se avete visto altri nostri video, sapete che con il sito Chunkbase è possibile trovare qualsiasi cosa nel proprio mondo di gioco, pertanto non vi sorprenderà sapere che c'è una sezione dedicata proprio alle magioni. È sufficiente inserire il seed del proprio mondo e le coordinate del nostro personaggio per ottenere la posizione delle diverse magioni. E qui vi potete fare un'idea di quanto siano rare e lontane le diverse magioni. Vi abbiamo riportato questo barbatrucco per completezza, ma ve lo sconsigliamo. Procedendo in questo modo, infatti, vi perderete le soddisfazioni del commercio con il cartografo e dello scovare la magione orientandosi con la mappa. Bene, anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti amicicci!